Quando suonavo il jazz è il primo romanzo della giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Carmela Formicola. Lucana di nascita ma pugliese d'adozione, la Formicola ci conduce per mano nel mondo dell'ex jazzista Sebastiano Mariani, per gli amici Seb. È la storia di un uomo che si ritrova ad un certo punto a suonare il karaoke in un locale di periferia, con i ricordi della sua vita precedente che lo accompagnano in ogni passo di questo libro. C'è però una sorta di riscatto nella sua storia, un'idea che può condurlo fuori dalla monotonia e che ci fa amare questo personaggio. Oggi pomeriggio il libro è stato presentato ufficialmente presso Casa Giannini in via Sparano. Un momento particolare della mia vita in cui c'era bisogno molto di scrivere e di guardarsi dentro. Nonostante il protagonista di questo libro sia un uomo, ci sono sicuramente molte proiezioni della mia vita in questo libro, in questo personaggio. E la cosa bella che mi piace molto ricordare di questo libro è quanta Puglia ci sia dentro. Una Puglia nuova, un po' periferica, un po' marginale, ma piena di vita, piena di passione e di passioni, piena di personaggi simpatici, un po' disperati, un po' ironici. Insomma, è un libro tutto da leggere, anche non necessariamente se si ama il jazz, perché poi al di là del jazz questo libro è pieno zeppo di musica.